Un musicista da solo sul palco, il pianoforte, la decisione di lasciarsi prendere per mano dalle melodie e seguire il loro corso. The Korn Concert non è il primo disco in piano solo di Keith Jarrett. La dimensione acustica e solitaria era già stata affrontata dal pianista sia in studio, Facing You è del 1971, che dal vivo, sia in numerosi concerti, che già su disco nel doppio CD Solo Concert, Bremen e Lausanne. Come raccontano Jarrett in un'intervista che si può ascoltare facilmente in rete e Manfred Eicher, il patron della ECM, il pianoforte non era quello richiesto e per di più non perfettamente accordato. Lo stesso Jarrett non arriva nelle migliori condizioni, dorme e mangia male nei giorni precedenti il concerto. Quando comincia la performance, però, tutti gli aspetti negativi si tramutano in spunti per esprimersi in maniera compatta e personale. I bassi vengono ribattuti per dare loro corpo, le difficoltà del registro acuto costringono il pianista a mantenersi in massima parte al centro della tastiera, con il risultato di un tono coerente ed efficace per tutto il disco. La consuetudine alla performance in solo e senza un percorso predeterminato, la conoscenza enciclopedica della letteratura pianistica consentono a Jarrett di muoversi in maniera assolutamente ampia e portare nei vari passaggi un mondo tanto eclettico quanto coerente, blues, gospel, e radici afroamericane, il mondo classico, il jazz naturalmente, si uniscono in un linguaggio che riserva sorprese ad ogni ascolto e soluzioni di grande livello all'improvvisatore. The Korn Concert, in maniera inevitabile, contiene moltissimi degli spunti del Jarrett che verrà. Per molti aspetti, non ultimi quelli contingenti, non può essere la definitiva versione del piano solo secondo Jarrett. Il pianista affronterà di nuovo e con costanza sia su disco che dal vivo il solo, con modalità diverse, dallo stream of consciousness, come in questo caso, alle brevi improvvisazioni separate ai ricami sul repertorio degli standard. I motivi del successo incredibile del disco sono molteplici. Naturalmente c'è il trasporto e la forza della musica suonata. C'è la presa di posizione di un musicista che con rigore e rischio porta in primo piano l'improvvisazione e la dimensione melodica e acustica, proprio quando nel jazz prevale il jazz rock. Inoltre, a differenza dei lavori precedenti, The Korn Concert giunge nel momento in cui la ECM manifesta una crescita di importanza e rivela in pieno la sua identità europea e colta, attraverso i dischi di Arild Andersen, Enrico Rava, Eberhard Weber, Jan Garbarek e Bobo Stenson. Jarrett rappresenta uno dei punti di congiunzione tra questo mondo e il jazz statunitense. La matrice classica di molti passaggi è percorsa in maniera aperta da Jarrett in alcune successive incisioni, dedicate a Bach e Shostakovich, unita alla padronanza del linguaggio del jazz, lo rende uno dei più esemplari interpreti dell'estetica rigorosa e allo stesso tempo intensa dell'etichetta tedesca.